Nella mente il ricordo di quel viaggio, di un treno che porta verso la morte ignara. Il filo spinato che strappa il vestito, strappando la vita, ma solo grazie ai sopravvissuti di tanto orrore abbiamo testimonianza ed oggi ne facciamo memoria. Il Comune di Lanciano e la sezione locale dell'ANPI Trentino La Barba hanno organizzato la giornata della memoria che si è svolta nel Parco delle Memorie, nella via intitolata Maria Eisenstein, internata numero 6 nel quartiere Cappuccini. Corone di alloro sono state deposte alla targa in ricordo del campo internamento ebraico di Villa Sorge e al monumento del Samu Daripen. Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici liberavano il campo di sterminio di Auschwitz in Polonia. La giornata della memoria è stata istituita per coltivare la memoria viva della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, rom e sinti e altre minoranze che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte. Tra i vari interventi alla presenza del prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, anche quello dell'avvocato Giulia Napolitano, che soffermandosi sulla barbarie delle leggi razziali ha ricordato una frase di Albert Einstein: io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana. Le leggi razziali sono iniziate a passaggi, ci sono stati diversi passaggi a partire dal 14 di luglio del 1938, in cui ci fu il primo manifesto fascista, in cui si invitava in maniera esplicita gli italiani a dichiararsi, a proclamarsi francamente razzisti. Francamente, che è un concetto che è molto diverso dal concetto di sincerità, di franchezza, ha portato successivamente al decreto legge 17 novembre 1938, in cui sono stati sanciti una serie di divieti: il divieto di fare matrimoni misti, il divieto di avere delle proprietà intestate da parte degli ebrei, il divieto di avere dei dipendenti che fossero domestici e che fossero ariani da parte degli ebrei, il divieto di essere dipendenti delle amministrazioni, e successivamente a questa serie di divieti che vennero sanciti con questo regio decreto del 17 novembre del 38, si arriva il 29 giugno del 1939 a sancire una serie di divieti e limiti per l'esercizio di determinate professioni. Ad esempio, espressamente vietata la professione di notaio agli ebrei.